Inauguriamo oggi la nostra festa dell'unità che è all'interno del nostro panorama provinciale l'ultima festa che chiude la stagione estiva, diciamo l'estate militante come è stata nominata in questo anno, ma che in realtà in tutti gli anni ha comportato la presenza sul territorio di feste dell'unità, e questa è la festa della città di Cremona che appunto va a chiudere la stagione e che apre in qualche modo la stagione politica, anche se poi di fatto le stagioni politiche non si chiudono ma si continuano, apre la stagione che ci porterà in questo anno, che sappiamo un anno particolare anche per la nostra città, perché ci saranno sicuramente le elezioni europee, che sarà il tema di stasera, ma anche le elezioni amministrative che riguarderanno sempre nel 2024 e che appunto domani, nei dibattiti di domani, verranno trattate dalla presenza del sindaco e di alcuni esponenti della giunta Guida Pini. Il ringraziamento quindi va prima di tutto a tutti i volontari, a tutte quelle persone che poi vedete qui e sono qui, che in questi mesi hanno davvero lavorato anche con qualche fatica, perché sappiamo la difficoltà nel tenere insieme le comunità, queste feste popolari all'interno di una realtà come il nostro territorio, dove comunque la nostra presenza si mantiene e cerca di, come dire, mantenere con lo suo spirito originario, che è quello di stare all'interno della comunità, viverla nelle sue relazioni più profonde e anche offrire spazi come questo di riflessione e di approfondimento politico. Il dibattito di oggi, e poi lascio subito la parola a Simona Frassi, che a nome della comunità delle democratiche in qualche modo guida questo percorso, perché ricordo che questo è un dibattito organizzato su proposta della conferenza delle donne, che ringrazio, qui c'è Marzia Marioli che instancabilmente ha, come dire, costruito relazioni per tutto l'anno per questo dibattito e non solo. Ecco, credo che il dibattito di quest'oggi rappresenti uno dei temi fondamentali tra i tutti i temi, forse uno dei temi che ancora una volta noi lo ripetiamo, è da un po' che facciamo le campagne elettorali per europee, però diciamo sempre che c'è sempre una distanza tra i cittadini, l'Europa e i cittadini. Questo è un mantra che ogni tanto ci ripetiamo. Ecco, io credo che le occasioni come stasera rappresentino invece la necessità di approfondire questo tema e renderlo davvero patrimonio comune delle nostre comunità. E per farlo ringrazio i relatori che sono venuti qui a Cremona, hanno accettato il nostro invito. Abbiamo Giuseppe Provenzano, è deputato e membro della segreteria del Partito Democratico, Patrizia Toia, europarlamentare, da sempre in questo collegio, quindi, come dire, da sempre molto attenta anche alle tematiche del territorio, non solo, e Giorgia Serughetti, che autrice poi del libro che, come dire, in qualche modo presenteremo in questo dialogo, che anche con questo suo contributo ci darà anche uno sguardo, credo, anche davvero anche di prospettiva rispetto alle dinamiche europee. Ecco, chiudo semplicemente con questo: la necessità di fare un dibattito oggi in apertura su questi temi penso che marchi una differenza profonda rispetto anche a tutte le altre forze politiche. Parlare di Europa non necessariamente porta voti, diciamo così, per semplificarla, però diventa necessario, perché in un contesto in cui siamo inseriti, in un contesto anche post-pandemico, perché non dimentichiamo che veniamo da quei momenti, ecco, l'elemento europeo, la tematica europea diventa davvero strategica, e non lo diciamo per frasi fatte, ma perché lo viviamo tutti i giorni. Lo viviamo nelle istituzioni, lo viviamo anche negli enti locali, guardate, in maniera, se vogliamo, adesso paradossalmente molto più come dire, esplosiva rispetto a qualche anno fa. Da qui la necessità davvero che ci sia non solo una scelta precisa di chi Europa vuole essere, ma in questa scelta, come dire, una presenza reale anche delle forze politiche che possano, come dire, unire i territori rispetto a questo grande progetto, che rimane un progetto ma che in realtà qualche passo di concretezza c'è e come. Quindi davvero un ringraziamento a chi ha pensato e organizzato tutto questo, perché ci aiuta a riflettere su un tema veramente veramente importante. La parola a Simona Frassi, che non l'ho presentata prima, ma è vicepresidente di AIDA, oltre che a nome della conferenza donna, e sappiamo in questi giorni, ma non solo in questi giorni, ma purtroppo in questi giorni abbiamo, come dire, un'esplosione di questo detto, AIDA 100 antiviolenza contro la violenza sulle donne. Quindi, come dire, anche questo è un tema
non è, probabilmente sì, verrà trattato in maniera marginale nella serata, però anche qui credo un'attenzione piuttosto importante, che ringrazio anche per la presenza non solo di come Comitato Donne, ma anche e soprattutto per il lavoro di vicepresidenti di AIDA, perché in città davvero una presenza preziosa. Grazie. Allora, davvero grazie e benvenute e benvenuti a tutti, benvenute alle nostre ospiti, benvenuto al nostro ospite. E la suggestione, come diceva Luca, parte proprio dal libro, dalla pubblicazione di Giorgia Serughetti, che ha colpito molto noi DEM, ne abbiamo parlato e abbiamo pensato di proporre, come diceva nella presentazione Luca, questo incontro. È un testo scritto a quattro mani, la prima parte, che è una di cui abbiamo qui appunto Giorgia Serughetti, che è l'autrice, sull'Europa, la resa dei conti, rinascita e agonia della speranza. Il testo è stato presentato a maggio alla Martini Lecture in Bicocca a Milano, ed è un testo quindi che porta con sé una riflessione politica, secondo noi e secondo me, davvero direi epocale, perché noi viviamo in un'epoca, ormai ragioniamo, no? Pre-Covid, post-Covid, dove la policrisi ha segnato, il Covid è stato un elemento fondamentale, un profondo cambiamento. Quindi ripensare all'Europa, ripensare a questa casa comune voluta da Rossi, da Spinelli, il manifesto di Ventotene, una storia che conosciamo tutti, no? Fortemente come antidoto ai totalitarismi e al baratro della guerra nel 1941, e con la nascita poi appunto nel 1943 di quella che è definita la fondazione del Movimento Federale Europeo a Milano. Quindi pensate la visione della politica che c'è stata in quegli anni. Io credo sia importante farlo individualmente, farlo con chi di politica ragiona e studia, con chi la politica la fa, e a qualsiasi livello. Io, se siete d'accordo, partirei proprio con una domanda all'autrice. Se la casa comune era salutata negli anni appunto della guerra come antidoto ai totalitarismi, e poi la casa comune, la CECA, l'Unione Europea, fino ad arrivare all'Unione Europea, c'è stata non solo in chiave economica, ma poi con Maastricht anche una lettura di una dimensione politica. Sappiamo che in questi ultimi anni la policrisi, come viene chiamata, come tu nel libro appunto analizzi, ha un po' fatto, come dire, abbassare la guardia nei confronti di una evoluzione, involuzione, questo dipende dai punti di vista, di quelle che vengono chiamate svolte illiberali, vengono chiamate democrature, eccetera. La domanda è questa: l'Europa dell'emergenza e delle emergenze, non ultima da un anno a questa parte, la guerra, no? Quindi la pesantezza di far fronte sempre a qualcosa di più grosso e di più devastante. Ecco, l'Europa dell'emergenza quanto pesa in chiave politica e in una svolta che marca la chiusura, andare sulla difensiva, i sovranismi in buona sostanza? Grazie di avermi invitato a parlare di questo libretto, che nasce appunto su invito del Centro Martini, che ha sede alla nostra università di Milano Bicocca,
che ho avuto appunto l'onore, l'onere, insomma, di introdurre quest'anno, e che giustamente ho poi, cioè, ho compreso la puntualità di questa idea che hanno avuto. Insomma, quest'anno è stata dedicata al tema dell'Europa, no? L'idea è sempre quella di rileggere gli scritti del Cardinal Martini, e cercando appunto un po' di dialogare con questa eredità. E ve lo dico, non sono una persona che avesse una particolare familiarità con la, diciamo, questa eredità, con questi scritti. È stata per me un'occasione di rileggerlo. E nel rileggerlo ho trovato degli spunti importanti. Io appunto riparto in questo saggio, che è uno dei due, l'altro autore è Gilles Gressani, che è un giovane esperto di geopolitica, che è sta a Parigi, insomma, e che sviluppa poi un ragionamento un po' più legato alla geopolitica del continente, mentre io ho provato a stare su temi, insomma, più di sostanza, in qualche modo, no? Di che cos'è oggi l'Europa, quali valori difende e appunto quale eredità effettivamente porta con sé di quello che è stato un po' il suo testo ispiratore, cioè il manifesto di Ventotene. Quindi, ripartendo da lì, come ricordava adesso di Simona, quello che accento è il fatto che, come è noto, insomma, a tutti quelli che hanno letto il manifesto di Ventotene, la spinta che porta alla fondazione del movimento federalista europeo è proprio la lettura critica del nazionalismo come male dell'Europa. Cioè la perversione dello Stato-nazione nella politica di potenza delle nazioni esaltata, no, attraverso l'ideologia nazionalista, è quello che ha portato alla tragedia della guerra, del totalitarismo. Partendo da qui, che è, dicono, no, Spinelli, Colorni e Rossi, è la crisi, è la manifestazione di una crisi proprio della civiltà moderna. Come si esce dalla crisi della civiltà moderna? Si esce superando il principio della divisione del continente in stati-nazione. E per quello che il progetto di un'Europa unita era inteso come il progetto, la più grande costruzione politica che il continente avesse mai visto, no? Un progetto di un'innovazione assoluta che avrebbe davvero consentito, posto le basi per una nuova civiltà, per una terra di diritti, di libertà, di rispetto della vita, in un tempo in cui appunto i totalitarismi mostravano disprezzo per la vita umana, persecuzione delle minoranze, no? Persecuzione naturalmente degli oppositori, cioè Rossi, Colorni e Spinelli erano in esilio a Ventotene in quel momento come oppositori del regime fascista. Ecco, con questa incredibile capacità visionaria e anche spinta della passione della speranza, che è la ragione per cui appunto parlo di speranza in questo saggio, riescono a immaginare in tempi più bui che la luce venga da lì. Ecco, a distanza di anni, riprendendo questi testi del Cardinal Martini, nel cinquantenario della fondazione del Movimento Federalista Europeo, appunto Martini dice: ci troviamo a un bivio, ed era il 93. Era il 93, che non è una data casuale, è una data in cui l'Europa si trova davvero a riavere la guerra in casa. Era la guerra dei Balcani. E allora il ragionamento del Cardinale Martini era: l'Europa deve scegliere, no? Deve capire dove sta andando, verso una rinascita dei nazionalismi che lacerano dall'interno e verso l'esterno, no? La coesione europea, la capacità del continente di vivere in pace, oppure muovere verso una, come dire, una maggiore integrazione, e quindi ridare vita, ridare sostanza al progetto di una casa comune. Ecco, la sensazione è che davvero ci troviamo adesso, che invece sono 80 anni, se vogliamo, da quella data, di nuovo ad un bivio di questo tipo. La guerra è tornata in casa ed è esattamente mossa da nazionalismi, un nazionalismo aggressivo come appunto quello che ha scatenato la guerra, cioè quello di Putin, che in qualche modo provoca anche una risposta, se vogliamo, no? Difensiva, legittima, nazionalista però a suo modo, no? Che è quella del nazionalismo patriottico, della difesa dall'oppressore.
Ecco, è accidente cosa succede? Accidente o comunque nel campo che più propriamente, no? in quel territorio che propriamente chiamiamo dell'Unione Europea, succede che i nazionalismi sommuovono dall'interno il progetto di un continente unito, di un'unione tra paesi, mettendo proprio in tensione questo progetto. In parte sappiamo ci sono anche partiti che sono persino appunto un po' legati politicamente, ideologicamente alla Russia di Putin, ma in altri casi si tratta proprio di una visione che è più larga, è più condivisa, che è la visione di un'Europa delle nazioni. Le destre radicali, le destre populiste in Europa parlano di Europa delle nazioni, che è un progetto molto diverso dall'Europa unita. L'idea è che in qualche modo si possa come dire, fare retromarcia rispetto a un processo di integrazione, che appunto la spinta sovranista, il sovranismo in fondo è questo, no? È l'idea che i paesi difendano le proprie prerogative e che facciano prevalere le prerogative nazionali su quelle comuni. Quindi per esempio la Polonia, no, ha decretato di non ammettere più la primazia, si dice, del diritto europeo su quello nazionale, no? E l'ha fatto ovviamente aprendo un conflitto con le istituzioni europee, un conflitto però che appunto, e qua vengo poi al punto che tu sollevavi all'inizio, che è quello del cosa succede dopo la pandemia, che nella policrisi, no? In questa crisi che è stata al tempo stesso la crisi sanitaria, la crisi economica, la crisi energetica, la crisi bellica, in questa crisi questo tipo di conflitti sembrano essere fondamentalmente congelati, insomma, poi questo magari Patrizia Toia ci può dire qualcosa di più, ma sembra veramente che siano, che quello che avrebbe potuto, il processo che avrebbe potuto condurre anche a sanzioni severe o comunque a una posizione severa delle istituzioni europee nei confronti di paesi che appunto fanno posa e di in qualche modo non voler più stare alle regole del gioco, in buona sostanza, in realtà questi atteggiamenti sono molto ammorbiditi per ragioni anche di opportunismo, di necessità, a quello che è. Allora davvero ci troviamo di fronte a un bivio in qualche modo, dove da una parte o le forze in qualche modo europeiste rilanciano, rafforzano questo progetto e lo fanno sulla spinta di quella stessa ispirazione che era stata quella, no, del movimento federalista europeo, oppure, e questo però è un rischio molto concreto, queste forze che in qualche modo rendono il nazionalismo endogeno al progetto europeo, parte del progetto europeo, sono pronte a pervertirlo, no? A rendere in qualche modo questa casa comune una casa comune sfigurata, come scrivono, è una casa comune che non ha più il volto, diciamo, che era stato immaginato o comunque che sognato, ecco, da chi aveva buttato allora il cuore oltre l'ostacolo e creduto che dopo il tempo dei totalitarismi, delle guerre, ci sarebbe stato un tempo di superamento dei conflitti fra nazioni, appunto di queste politiche di potenza, degli egoismi nazionali e la costruzione di uno spazio di diritti, di pace, di libertà fondamentali. Ecco, questo secondo me è un po' questo tempo, per questo anno, diciamo, anche di avvicinamento alle elezioni europee, forse è uno degli snodi più interessanti degli ultimi decenni dal punto di vista della posta in gioco, mi pare. Grazie. L'europarlamentare Toia, dal suo osservatorio, che è un osservatorio sicuramente privilegiato anche per tanti aspetti, un osservatorio del fare, perché Patrizia Toia è vicepresidente della Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia, quindi aspetti molto 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 importanti. Il quadro dal punto di vista politico ha delle ombre davvero lunghe e pesanti. L'Europa, cosa sta facendo per l'Europa? Che priorità si è data? No? Ci sono delle priorità, quella famosa crisi congelata che diceva Giorgia, adesso è di nuovo in primo piano con tutte le sue sfaccettature.
questo, grazie. Grazie. E prima, uno che è molto importante, che è diciamo, l'apprezzamento di questo libro, io dico solo quello che penso davvero, quindi non ci sono piaceri alcune, perché ne ero venuta a conoscenza anch'io, perché avevo ricevuto l'invito della Bicocca di questa giornata, di questa lettura, lecture della giornata dedicata a Martini, così, e essendo stata una grande ammiratrice, anche l'ho conosciuto bene, penso che abbia un patrimonio di idee, di pensieri. Pensate solo cosa lui pensava di Gerusalemme, ci ha vissuto, e come pensava che là in Medio Oriente solo attraverso un certo status, una certa cosa, potesse passare la pace a Gerusalemme e nel mondo. Cosa non ci direbbe oggi sulla pace? E dicevo, ed è veramente un libro interessante, pieno di riflessioni serie. Di Europa si scrive tanto, tanti scrivono, anche un po' di banalità, ma perché a volte la situazione si presta anche a una lettura di normalità quasi banale, e ha degli spunti e delle idee molto interessanti, sia la sua parte che quella più, che come lei diceva, legata un po' al contesto geopolitico della giovane francese. E penso che cosa ha in più di altri libri, che ha una lettura della situazione politica, sociale, eccetera, molto puntuale, molto pertinente, dà delle indicazioni anche, ma oltre all'analisi, io penso che forse l'essere dentro a una rilettura di Martini e così via abbia fatto sì che ci sia qui anche una cosa che io giudico essenziale nell'affrontare l'Europa per l'Europa, chi ci crede almeno, chi vuole l'Europa e una certa Europa, non la distorsione o il cambiamento totale e l'involuzione. Cioè una sfera anche che va al di là di tutto questo, permettetemi di usare questa parola, un po' etico-spirituale. Non fai l'Europa fino in fondo con i suoi valori così impegnativi dal punto di vista anche democratico, legale, eccetera, quell'Europa che sta tradendo lo Stato di diritto, eccetera, su cui noi a volte chiudiamo mezzo occhio perché il momento è quello che è e non ci permette di essere così puntuali nel dire no, questa non è Europa, non si può fare mettere il bavaglio alla magistratura, ai diritti delle persone, alla comunicazione, eccetera. Però per essere così forti, nel credere così tanto a questi valori, a questa adesione, che poi è la carta dei diritti, sono cose giuridicamente fondanti dell'Europa, bisogna anche avere una convinzione più alta, quasi questa dimensione, permettetemi di dire, spirituale, etica, che non vuol dire niente, non è religiosa, sia ben chiaro. E quindi io penso che qui si respira questa cosa, questa necessità anche di andare un po' oltre nel fondare, nel mettere le radici alle nostre convinzioni politiche e allargargli l'orizzonte. Questa mi sembra una cosa molto importante. E poi l'altro richiamo che voglio fare, perché stamattina c'è stata in un altro giardino, più piccolo, dentro due palazzi romani, in un enclave che ho scoperto, che è la casa Rollier, di proprietà di Rollier, dove 80 anni fa questi signori, c'è l'arcobollo fatto per Spinelli, quindi Spinelli, Coloni, eccetera, si sono trovati, uno anche della famiglia Ginsburg, un altro della famiglia Banfi, della famiglia, insomma, tutto questo clan di intellettuali, maestri del pensiero, diceva qualcuno, della mente, diceva un altro, eccetera, si sono trovati a Milano per fondare il movimento federalisti europei, il movimento dei federalisti europei. Stamattina c'è stato in questo giardino, che è appunto della casa Rollier, questo ricordo con le figlie o le nipoti. Erano tutte donne, tra l'altro, la figlia di Colorni, la nipote della moglie di Rossi, insomma, e poi anche la figlia della Ginsburg, e hanno fatto dei ricordi anche molto umani di questi uomini che si erano trovati lì, e siccome era piovuto molto, avevano dovuto togliersi i vestiti, erano tutti inzuppati, si sono messi delle lenzuola come se fossero dei senatori romani. Quindi, ma questi aspetti anche umani non hanno tolto nulla alla quasi sacralità di questa storia, alla forza di questa storia, ma anzi l'hanno completata, perché erano dei visionari, erano degli uomini che guardavano il futuro, ma erano delle persone, quindi con tutta la, non dico la limitatezza, ma la normalità e la carnalità delle persone. E quindi è stata una mattinata veramente straordinaria. Quindi questi 80 anni ci caricano di un altro impegno e responsabilità di fronte a questo momento in cui siamo. Allora, per essere sintetica anch'io, perché poi magari ci saranno altre domande, altre occasioni, noi siamo in un momento veramente cruciale. Tante volte l'Europa è stata in un momento cruciale, è andata avanti così, a volte con una certa accelerazione, si allarga, fa la moneta unica, delle intuizioni, pone delle basi, crea qualcosa per questa realtà che è l'Unione Europea, prima nasce come comunità economica, poi diventa unione, diventa politica, si rafforza nelle sue competenze, insomma
diventa un'entità, addirittura adesso l'hanno definita all'inizio di questa legislatura un soggetto geopolitico, la commissione geopolitica, quindi con la voglia anche di lavorare. Poi Provenzano, che è proprio responsabile del nostro partito della dimensione europea e internazionale della politica estera, proietterà questo quadro se lo vorrà, insomma. Quindi l'Europa con un'ambizione anche di essere, di parlare al mondo, portando le sue idee, la sua forza anche della cultura, del diritto, ecco. Quindi va avanti e va indietro, si ferma, ma molte volte nelle sue crisi e nelle sue risposte alle difficoltà ha trovato il nuovo slancio, no? Qualcuno ha detto l'Europa è il risultato della risposta che dà alle crisi, però se dà la risposta giusta va avanti, se la dà sbagliata soccombe, se si ferma soccombe ancora, perché non possiamo fermarci di fronte a quello che ci sta succedendo. Le crisi citate anche dalla nostra interlocutrice, oltre che da lei, ma guardate a quello che accade nel mondo, il contrasto tra i grandi, l'emergere di altri che vogliono essere grandi, hanno anche loro i diritti, però lo fanno con una posizione anche di revanchismo. Pensate a questa riunione dei BRICS, cosa vogliono fare, cosa vogliono diventare nel mondo anche economicamente. Quindi la messa in discussione anche di quell'Occidente nel quale noi con più o meno enfasi, diciamo, o con più o meno adesione fideistica, però abbiamo creduto perché ne siamo parte, e con i limiti anche gli errori del mondo occidentale, ma anche con la sua forza di essere fondata su democrazie che però vengono messe in crisi, ma anche nell'Europa stessa, non solo degli autoritarismi mondiali, quella idea di una democrazia illiberale, insomma, che per noi è una cosa che non sta insieme, ma che qualcuno teorizza. E quindi in una realtà così, pensate voi che noi possiamo andare avanti a piccoli tradizionali passi o stare fermi? È come dire che soccombiamo, che andiamo indietro. Questo è il punto cui siamo. E l'insidia veramente profonda è quella che lei descriveva, cioè dal disegno di contrasto all'Europa. Vi ricordate, non più di 5 anni fa, la Le Pen in Francia e gli altri in Italia che conosciamo bene, usciamo dall'euro, usciamo dall'Europa, usciamo da qualcosa che neanche avevano capito cos'era, ed era proprio un disegno quasi di rifiuto. Adesso non è più rifiuto, perché la realtà è tale che anche uno stupido capisce che non si può uscire da dove sei, l'unico punto di riferimento che è questa formazione sovranazionale. Ma qui sottolineo, anche uno stupido lo capisce. Quindi è diventato ormai un'acquisizione, si sta nell'Europa, ma come ci si sta, che Europa si vuole costruire, che profilo le si vuole dare. E quindi questa diciamo posizione anti-europea, anti-integrazione, antidimensione politica, anti-unità dell'Europa, che è una dimensione invece essenziale per noi, per fare le politiche che ci aspettiamo, giustizia, un bilancio in un altro modo, sostegno allo sviluppo, eccetera, ci vuole l'unità per prima cosa. E quindi tutto questo essere contro è diventato un'erosione dall'interno, un voler cambiare dall'interno. I nazionalisti fanno campagna elettorale, siedono in Parlamento nelle diverse forme che assumono, da quelle più estreme dei rappresentanti di Vox o dell'alternativa for Deutschland tedesca, eccetera, ad altri in modo più attenuato, ma altrettanto convinto che bisogna erodere ogni potere dell'Europa, che bisogna ribaltarlo. E quindi il disegno dell'Europa delle nazioni, prima della confederazione, non della federazione, della confederazione come forma poi istituzionale, diciamo come approdo di questa Europa, che ancora non ha, è un'istituzione, non è un'organizzazione internazionale, ma non ha ancora quel profilo chiaro istituzionalmente. Noi lavoriamo, perlomeno io, ma anche il PD chiaramente, per una federazione. Ma la confederazione è la proposta alternativa, quella che faceva un po' la Meloni nei momenti diciamo di ragionevolezza istituzionale, di compostezza istituzionale, diciamo. E poi invece adesso è anche proprio un po' questa sbandierare l'Europa delle nazioni, che suona forse, a me la parola nazioni non mi convince, non mi piace, e mi suona per i suoi rischi, i suoi demoni che si è portata dietro e che ha fatto esplodere. Però l'Europa comunque delle nazioni, altra antitesi o manifesto di qualche cosa che non è l'Europa. È un'aggregazione, un'alleanza, una, chiamatela come volete, un'associazione, ma perde ogni profilo di capacità politica, di intervento, di efficacia nel momento in cui ce n'è ancora più bisogno. Allora, cosa stiamo facendo? Abbiamo risposto bene da Europa sulla crisi del Covid con strumenti nuovissimi, con un approccio solidale, nuovissimi, perché siamo andati a fare, l'Europa è andata a fare debito, garantendolo lei, gli Eurobond di cui parlava Prodi, parlavano i professori universitari, Quadrocurzio, qualche volta Tremonti, in qualche sua uscita di qua di là, ma non era uno strumento utilizzabile, là è una specie di bestemmia, non potevi parlare di Eurobond nelle sedi in cui si discuteva del bilancio, della politica economica. Ha fatto gli Eurobond sotto l'onda della difficoltà, della crisi e anche di una illuminazione, insomma,
E quella è tutta una roba che sta nel nostro mondo, se permettete, da chi stava in Italia, governava il PD e le altre componenti, da chi stava in Europa, Gualtieri era il presidente della commissione economica, Sassoli il Parlamento, Gentiloni, insomma siamo stati noi, e io penso che qualche altra autorità italiana ha lavorato, penso che il nostro presidente, governo certamente l'ho detto, il governo e il nostro partito nel governo, anche Conte ha fatto la sua parte, ma siamo stati noi, voi, ecco, e l'alleanza con noi, la nostra compagnia del Parlamento che ha saputo convincere anche tutti gli altri, ma siamo stati certamente un motore, ma io penso anche altri, il nostro Presidente della Repubblica, no? Così amico anche del presidente tedesco, insomma, perché la Germania andava convinta, andava portata tra quelli che volevano questo. Insomma, ipotizzo, non è che conosco cose strane, insomma, c'è stato tutto un concerto di cose. E quindi quella risposta innovativa e solidale. Diamo l'Italia di più perché ha bisogno di più, non i parametri soliti per la distribuzione di queste risorse, sia a debito che senza restituzione, insomma, a dono. E poi anche un disegno, queste risorse devono andare trasformazione ecologica digitale, quindi il continente che si pensa come un continente, non tal 27 economie così come sono poi le sommiamo, ma un disegno che è un tratto comune, anche questa è un'idea di un'Europa già unita. Altrettanto sulla guerra. La risposta comune è stata un momento forte, la risposta al tema energetico, non abbastanza, io avrei fatto il tetto subito, avrei fatto gli acquisti comuni non come li fanno adesso tiepidi, avrei dato risposte più decise, ma fare l'unione dell'energia, a parte pensare alla cieca, è già un modo per fare integrazione, per metterci in comune su un elemento così importante come quello dell'energia. Queste cose le abbiamo fatte, l'Europa le ha fatte e poi lì ci siamo fermati, fermati perché la spinta si è un po' esaurita, sono venuti meno i personaggi anche, perché la spinta va avanti con le idee, con le convinzioni e con le persone che l'animano, insomma, in Germania c'è un po' di difficoltà, in Francia pure, in Italia abbiamo perso il governo che c'era prima e abbiamo perso Draghi, insomma, non sto a dire quello che non funziona in questo governo, ve lo sapete tutti, quindi mancano un po' le persone, manca lo spirito, va rilanciata questa prospettiva. Non solo per le elezioni che saranno un punto di scelta delle maggioranze, della composizione del Parlamento, ma anche per un disegno prospettico importante. Il PD ha tutti i titoli per farlo, perché se è una cosa che non ci mancava, non ci manca in tutte le nostre trasformazioni, è il nostro profilo europeista, la nostra scelta europeista. Quindi noi possiamo essere proprio un elemento che spinge. L'occasione, termino, di riprendere questo, le occasioni sono varie, perché adesso abbiamo alla prova molti passaggi che o sono ispirati in questo senso, pensate alla riforma del patto di stabilità, pensate alla necessità di sostenere lo sviluppo, perché la trasformazione ecologica costa alle imprese e ai cittadini e ha bisogno di risorse, ce l'ha bisogno dalla parte anche privata, perché bisogna che ritrovino anche un po' il coraggio di investire gli imprenditori nelle cose nuove, non solo nelle cose diciamo tradizionali, ma anche il disegno, anche l'aiuto, anche il sostegno, tutte le politiche per l'innovazione, la ricerca, per tutte le tecnologie necessarie, quindi ci vogliono risorse che nel bilancio tradizionale non ci sono. E allora anche qui o c'è una risposta di coraggio che presuppone la convinzione che l'Europa è unita, che investe per un futuro continentale, non dire i paesi tu ti puoi indebitare, tu puoi dare gli aiuti di Stato, tu puoi e gli altri non può, perché non è più l'Europa che lavora, qualcuno parla di beni comuni europei, ecco, per queste idee che sono una ricchezza comune. Quindi o facciamo questi passaggi, questi segni, o siamo insufficienti. L'occasione, do solo il titolo, è anche la riforma. Noi vorremmo una riforma profonda dei trattati, no? Per farmi venire fuori un'Europa europeista, ma sono un po' un vaso di Pandora, si applica. E almeno però le cose che stiamo facendo alla Commissione Affari Costituzionali anche in Parlamento, dopo la conferenza sul futuro dell'Europa, ci siamo fermati. I cittadini hanno partecipato, ci hanno creduto, hanno detto alcune cose. Stiamo preparando la risoluzione degli emendamenti, un'ottantina ai trattati che approveremo adesso, tra poco, per dire che l'Europa, prima di chiudere il Parlamento, almeno prima di chiudere questa fase, vuole che riparta il cantiere delle riforme, anche parziali, perché il disegno ci vuole. La politica ci vuole che vada, ma ci vuole anche le competenze giuridiche, ci vuole anche un assetto diverso, no? Non è che non sono la stessa cosa, ci vuole, non bastano le competenze, la riforma istituzionale se non c'è la volontà politica, ma se c'è la volontà politica e tu non hai la base giuridica, diciamo, altro che la prevalenza del diritto nazionale. E ricordo che anche la Meloni, quando era deputata, ha fatto un progetto di legge per dire che il diritto comunitario veniva dopo quello nazionale. Allora siamo dentro l'istituzione, è come se il comune qui dicesse Cremona, no, io le leggi regionali, che magari faranno anche schifo, ma sono le leggi qui anche tu devi starci, non le voglio perché prevale il mio diritto, le mie scelte comunali, è un atto di
capito? Ecco, quindi siamo in un passaggio difficile, occorre tutta la forza politica, le idee ci sono, la cultura nostra c'è su questi temi, tutta la forza politica, le alleanze sociali necessarie, da sole non lo fanno i politici, questo compito è davvero di tutti, e c'è questa prospettiva che può essere partire da qualche riforma, partire da un grande disegno, riuscire ad avere un'elezione europea che non ci metta in angolo come forze progressiste, perché non andiamo di mezzo noi soltanto, va di mezzo proprio questo grande disegno che veniva enunciato. Nella segreteria Schlein, responsabile esteri Europa, cooperazione internazionale, poi nella sua esperienza anche di ministro, come anche vice segretario, insomma, ha avuto modo di incrociare e di operare per e con l'Europa. Che diceva prima l'europarlamentare Toia Patrizia, appunto, è che le cose, e anche prima Serughetti, l'Europa è cambiata. Dicevo prima pre-Covid, post-Covid, le cose sono davvero cambiate e cambiate profondamente. Una risposta basata sulla ripresa dei trattati, sulla ripresa degli incontri, delle definizioni, eccetera, eccetera. Ma quello che forse a me preme, e credo anche all'auditorio preme, è questa realtà così cambiata dei singoli stati, a che cosa ci porta, o meglio, a quale idea di Europa ci porta? Il PD, che idea di Europa ha? Perché è vero che stiamo nell'Europa, abbiamo rappresentanti dell'Europa, prima Patrizia ne ha nominati di importantissimi, di fondamentali, alcuni che purtroppo non ci sono più, ma che idea di Europa ha il PD? Perché deve essere un'Europa, immagino, con delle novità, per forza, per rispondere a una realtà cambiata. Ma grazie Simona della domanda, e prima di risponderti lasciami ringraziare Luca, Marzia per l'invito, anche perché io non ero mai venuto a Cremona, questa per me è la prima volta, mi fa molto piacere esserci, anche perché le feste vanno girate tutte, non bisogna sempre andare solo nelle feste grandi, bisogna andare anche nelle feste cittadine, perché la ricchezza del nostro partito, che è l'unico partito rimasto nel nostro paese, questo ricordiamocelo, e non è un bene. È proprio la sua diffusione territoriale, la nostra presenza, la nostra capillarità, e credo che sia una cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi, come di questi straordinari volontari che ringraziamo, che ci consentono oggi di essere qui, ma è una cosa di cui dobbiamo prenderci cura, noi che abbiamo anche la responsabilità e l'onore di rappresentarlo, perché io credo sia un patrimonio della democrazia italiana. E poi ho accettato volentieri perché Patrizia Toia è una donna che stimo molto nelle istituzioni, non sempre la pensiamo allo stesso modo, ma questo non ci impedisce di lavorare insieme e non solo di lavorare insieme, ma anche credo di avere una profonda stima reciproca, e voglio dirlo in un momento, lasciatemelo dire oggi questo, in cui il nostro partito deve sapere valorizzare questa ricchezza e questo pluralismo. Vedete, io sono felice di vedere persone che erano uscite dal Partito Democratico tornare, partecipare alle nostre discussioni, ma non mi rallegro se qualcuno se ne va dal Partito Democratico. Questo è un punto che voglio dire anche stasera, proprio perché dobbiamo preservare, nella chiarezza però di una linea politica, delle cose che emergono a un congresso, la capacità di rappresentare questo pluralismo, ecco perché sono qua. E poi vorrei dire che voi avete parlato di questo libro stasera, ma a me fa molto piacere confrontarmi e stare accanto a Giorgia Serughetti, perché Giorgia Serughetti è una giovane intellettuale del nostro paese che ha aiutato anche noi a mettere a fuoco in questi anni una cosa di cui non ci eravamo resi conto fino in fondo, delle trasformazioni della destra nel mondo, di cosa ha significato quel vento conservatore, reazionario che ha soffiato e che è arrivato anche qui. E
su un punto che è la terza ragione per cui sono contento, però poi ti rispondo, ti assicuro. Diciamo che l'invito è arrivato dalle donne democratiche. In una estate in cui noi abbiamo visto nel nostro paese, un'estate che noi abbiamo chiamato militante, io spero che abbiate militato, ma che abbiate fatto anche un po' di estate, perché questo non guasta, ma un'estate che è stata resa triste dalle scene che abbiamo visto nel nostro paese, scene di una guerra che in tutto il mondo si sta combattendo sul corpo delle donne e che ha a che fare con un'idea che è un pezzo di quella fisionomia della destra in tutto il mondo, che proprio è sul ruolo della donna oggi nella nostra società, che costruisce un pezzo della sua identità. In questi giorni io sono stato particolarmente colpito, perché poi c'erano relazioni, amicizie comuni, io non la conoscevo, ma questa giovane donna, abbiamo visto gli stupri delle bambine, eccetera, tutte cose sconvolgenti, questa giovane donna uccisa in provincia di Trapani, Marisa Leo, perché per le cose che diceva, per le cose che ha fatto nella vita, davvero la rappresentazione secondo me più plastica del fatto che i femminicidi, tanti omicidi delle donne nel nostro paese si stanno sempre più configurando come vere e proprie forme di omicidio politico. Questo vorrei dirlo, è un'espressione forte, ma nel senso che è proprio una di quelle donne che rappresentava quest'idea politica fondamentale alla base della nostra società della parità. E questo, guardate, è una cosa che ha a che fare soprattutto con noi uomini, con noi maschi, e questo è un punto che io voglio ricordare. Insomma, a un certo punto da ministro ho avuto un piccolo momento di notorietà, diciamo, per aver rinunciato a partecipare a un incontro dove c'erano solo maschi. Ma è stato un gesto davvero istintivo, molti mi hanno detto «Ah, sei un femminista», e io invece mi sono reso conto che non lo ero. Ma da quel momento non lo ero, perché mi mancava nella mia formazione, nella mia educazione politica, questo pensiero femminista. Ma proprio da quel momento, soprattutto nella presa di coscienza del maschilismo inconsapevole che c'è nella nostra società, cioè mi sono reso conto invece che, diciamo, anche un gesto di femminismo inconsapevole non basta, che bisogna soprattutto noi fare lo sforzo di essere femministi, consapevoli, riconoscere il valore politico che qui e altrove ha il tema della parità di genere. Ed è una delle ragioni per cui sono molto gravi le cose che sono accadute quest'estate, la premier che si riconosce nelle parole del compagno, proprio perché negano alla radice la messa a fuoco di questo tema. Ed è il tema, guardate, fondamentale oggi anche della sfida con la destra in Europa, perché attaccare il ruolo, la funzione della donna, l'idea della parità che è scritta nel patrimonio costituzionale comune europeo, anche in paesi europei, è stata ricordata la Polonia, possiamo ricordare l'Ungheria, la discriminazione nei confronti appunto nemmeno di una minoranza, ma di una maggioranza della società che si trova in una posizione di svantaggio e di squilibrio molto spesso, è il grimaldello per un attacco all'idea di libertà e di uguaglianza, che è esattamente quello che sta avvenendo. Allora tu prima mi chiedevi di allargare, diciamo, il quadro, e io penso che se guardiamo a tutte quelle policrisi di cui parlavi tu, Simona, che sono policrisi che, diciamo, mettono in discussione le coordinate anche del nostro pensiero, ecco perché bisogna tenere sempre, quando ti cambiano le coordinate devi provare a tenere almeno una bussola, e la bussola dell'Europa per noi è una bussola che ancora ci può orientare e ci deve orientare. Noi tante cose non sappiamo ancora nella lettura di queste crisi, ma una cosa sì, che c'è stata una vittima di tutte queste crisi, e la vittima è la democrazia che sta arretrando nel mondo, è la democrazia che è minacciata. Ma questo è un punto fondamentale che anche noi dovremmo mettere a fuoco bene, soprattutto di fronte al tema della guerra, perché la democrazia non è minacciata solo dall'esterno, la democrazia è minacciata anche all'interno delle nostre società.
quell'esplosione per l'attacco all'uguaglianza tra le persone, che sia l'uguaglianza sociale nelle forme di disuguaglianza che crescono e che rendono insostenibile la nostra vita insieme, ma anche per quell'idea. E allora lo scontro tra democrazia e autoritarismi non si configura, come qualcuno vorrebbe anche nel cosiddetto Occidente, come uno scontro tra blocchi contrapposti, magari con un po' di nostalgia per la guerra fredda o anche insomma con il rischio che si configuri una nuova guerra fredda in cui noi siamo minoranza, straordinaria minoranza nel mondo, ma è uno scontro che attraversa le nostre società e che ci deve far fare i conti con le nostre contraddizioni, con le nostre infedeltà ai principi che spesso dichiariamo di voler rappresentare. E questo ha a che fare proprio con l'idea di Europa. Chissà quante volte l'ha detto il Cardinal Martini, ma è opportuno che lo scandalo venga fuori, perché noi dobbiamo a queste elezioni, che sono un passaggio così cruciale, chiarire che ci sono in campo due idee di Europa profondamente diverse. E questo lo dobbiamo fare emergere. Ecco perché anche noi, questo voglio dirlo, sarà oggetto di una discussione che faremo come Partito Democratico, non possiamo essere pigri stavolta, fare come nel 2019 o anche nelle elezioni precedenti, che ci limitavamo a dire da un lato ci siamo gli europeisti che sono noi, dall'altro ci sono gli anti-europeisti. Che non basta questa roba qui, perché stavolta ci sono e si confrontano due idee di Europa profondamente diverse. Una è l'idea, appunto, l'Europa delle nazioni, noi li chiamiamo sovranismi, a me piace chiamarli più col loro vero nome, nazionalismi, che diciamo si rinnovano e trovano forme nuove, che hanno un pensiero, guardate, forte, e anche delle meccaniche della storia che gli stanno dando un peso. La Polonia, quando fa quel discorso, il premier polacco è stato uno che ha dato, diciamo, una coerenza ideologica molto molto profonda. I nostri sono solo utili idioti di questo disegno qui nel nostro paese. Allora ha dato un'idea molto molto precisa che cosa significa oggi quell'ideologia Dio, patria e famiglia, che non è solo, diciamo, un retaggio del nostro paese, e nei confronti del quale, a proposito, diciamo, del tema dei cattolici, mai abbastanza si riflette sull'importanza e sul ruolo di Papa Francesco nel togliere argomenti a questo uso politico della religione da parte di un pezzo del cosiddetto Occidente, di questa destra estrema negli Stati Uniti e anche in Europa. Dio, patria e famiglia, da un lato, e dall'altro l'idea di un'Europa minima. L'Europa è esattamente contraria rispetto a quella che noi abbiamo in mente. Io sono stato molto organizzata, ci ho lavorato, felice che nelle settimane scorse, abbiamo lanciato questa estate militante proprio da Ventotene, abbiamo scelto di fare lì una segreteria, anche per una ragione però, che mentre nel pieno della guerra, in quell'isolotto sperduto di fronte al Golfo di Gaeta, nasceva questa idea impensabile dell'Europa unita. La lezione più grande, secondo me, è quella di non rimanere mai appagati di quello che c'è, riconoscere i percorsi, gli avanzamenti che si sono fatti, i progressi che abbiamo contribuito a realizzare in Europa. Però attenzione, proprio per quella ragione che dicevo prima, noi stavolta, mai come stavolta, non possiamo limitarci a difendere l'Europa così com'è. E Ventotene ci ricorda esattamente questo, che l'Europa così com'è non ci basta e in qualche caso non ci piace. Perché in queste policrisi la risposta dell'Europa, lo ricordava Patrizia, io sono molto d'accordo, non è sempre stata all'altezza. È stata una risposta profondamente sbagliata che aveva portato allo schianto dell'Europa di fronte alla grande recessione, alla crisi dei debiti, una crisi che era maturata negli Stati Uniti e che aveva colpito il nostro continente proprio per le ideologie che nel nostro continente prevalevano in campo economico e che hanno determinato un arretramento dell'Europa nei confronti per esempio degli stessi Stati Uniti, che è alla base della sua debolezza economica e sociale, della sua debolezza tecnologica e industriale, che è una delle ragioni fondamentali
fondamentali per cui perde peso geopolitico, ma perché perde, è sempre meno rilevante l'Europa sul piano geopolitico se non per questa debolezza? Di fronte alla pandemia abbiamo dato per fortuna una risposta opposta ed è stato non frutto del caso, è stato frutto di una battaglia politica di cui dobbiamo essere orgogliosi e che dobbiamo ricordare, che dobbiamo riprendere con coraggio fino in fondo, perché noi con grande determinazione, con personalità, l'hai ricordato tu, io lo ricordo tutte le sere e anche questa voglio ricordarlo, con uomini come David Sassoli, con il coraggio, con l'audacia di porre il tema della solidarietà non solo e non soltanto in una chiave etica, in una chiave di giustizia, ma anche in una chiave di utilità, perché quella solidarietà europea era esattamente quello che serviva, che era utile a uscire dalla pandemia. Ma non possiamo dire, questo è un punto fondamentale di una discussione che dobbiamo fare oggi, che le risposte che noi abbiamo dato, o meglio, diciamo che quello che l'Europa, di fronte alle conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra, perché è vero che i nazionalismi portano alla guerra, ma è anche vero che la guerra porta nazionalismi, e questo è una conseguenza politica che dobbiamo sempre tenere presente quando non dobbiamo smarrire la via possibile, un sentiero stretto che ci può portare alla fine di quel conflitto. Di fronte alle conseguenze economiche e sociali della guerra, l'Europa non sta dando una risposta all'altezza delle sfide, non sta dando una risposta all'altezza di questa nuova curvatura che prende la globalizzazione, di questo nuovo ridisegno del mondo. Ma noi, diciamo, continuiamo ad avere una discussione di cui Patrizia è anche protagonista sull'industria, sugli aiuti di Stato, quando nel frattempo, diciamo, in un mese di discussione anche molto aspra, per esempio gli Stati Uniti di Biden hanno messo sul piatto 900 miliardi di euro di una legge contro per ridurre l'inflazione, che in realtà è qualcosa di molto 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 serio, che ha a che fare con una strategia di politica industriale per creare lavoro per le imprese americane e per i lavoratori americani sul tema della transizione ecologica, in chiave anche geopolitica, per mettere in sicurezza gli Stati Uniti rispetto all'approvvigionamento dei materiali, eccetera. Sembrano discorsi molto, diciamo, lontani da quello da cui sono partito, ma hanno a che fare con l'autonomia dell'Europa e con un pezzo della sfida che noi dobbiamo mettere in campo adesso. Io penso questo, e lo dico con molta chiarezza, che noi non possiamo limitarci a fare una battaglia difensiva. Abbiamo fatto benissimo a difendere il commissario Gentiloni, io lo sto difendendo in tutte le sere, ma dobbiamo anche dire che quella riforma della governance economica è un compromesso che Gentiloni ha fatto tutto il possibile per renderlo così, ma è un compromesso che a noi non basta, perché è vero che supera le stupidità precedenti, ma è lontanissimo dalle ambizioni e dal coraggio che noi avevamo nella fase della risposta alla pandemia, quando parlavamo di mutualizzazione del debito, quando parlavamo di grandi investimenti europei. Così come non possiamo non dire con chiarezza che quell'accordo che avevano raggiunto sui migranti non era solo ignobile, perché aveva anche tratti di ignobiltà, malgrado fosse firmato da alcuni primi ministri socialisti e democratici, e questo dobbiamo dirlo, perché quando tu puoi sottrarti a un meccanismo di redistribuzione pagando 20.000 euro, assegnando il valore di 20.000 euro alla vita di un migrante, stai facendo qualcosa di ignobile, ma era anche del tutto inadeguato rispetto a quello che ci serviva. Noi dobbiamo fare una campagna elettorale all'attacco, chiedere ai socialisti e democratici a livello europeo di avere più coraggio, e il nostro coraggio deve fare crescere le loro contraddizioni, perché adesso non ci sono solo le elezioni europee, ci sono elezioni in paesi importantissimi, ma in Polonia io vorrei andare a fare la campagna per un popolare, per Tusk, che l'estrema destra vuole incriminare addirittura. Noi dobbiamo avere l'intelligenza e la capacità di sminare questo disegno, ma di non perdere l'orizzonte. Come Partito Democratico, io credo, noi possiamo fare un grande lavoro, ne parleremo dopo, che metta a fuoco i compiti dei progressisti. Io chiudo, diciamo, magari poi, diciamo, entriamo anche nel merito se c'è un secondo giro, altrimenti andiamo a mangiare qualcosa e ne parliamo dopo. Però
mi ha colpito in questo ragionamento che fa Giorgia Serughetti sulla nostalgia regressiva. Bauman aveva parlato di retrotopia, una cosa che qui viene citata, che il cardinal Martini aveva detto nel 1991. Lui parlava di questa delusione, parlava della delusione verso le ideologie, verso la democrazia, verso l'Occidente. In fondo, che cos'è? È la delusione, il disincanto di fronte all'idea di progresso, perché fasce importanti della popolazione e interi territori, le aree interne, i luoghi che non contano, i piccoli paesi, non si sentono partecipi di questa idea di progresso. È un'idea di progresso per noi, per un partito come il nostro, è qualcosa a cui non possiamo rinunciare, ma è tale solo se è condivisa.